Amici YouTube, io sono Marco e bentornati nel canale. È ottobre e ho finito la mia pausa estiva di 2 mesi. Dovevo finire la sessione, per quello ho deciso di prendermi una pausa che avevo annunciato sui miei social. Per non perdere nessuno di questi avvisi, mi raccomando, seguitemi sul mio profilo Instagram che trovate nella descrizione. Finalmente, come potete vedere anche dal mio bellissimo sfondo, è arrivato un periodo dell'anno che io adoro alla follia, ovvero Halloween! 2 anni fa avevo caricato sul mio canale un trucco di Halloween di It il pagliaccio e ho visto che quel video lì ha avuto un bel po' di successo. Quindi ho pensato, perché non provare a fare un altro makeup tutorial da solo questa volta, anche quest'anno. E oggi siamo qui per fare il makeup tutorial di uno dei personaggi più grandi della storia dei fumetti e che recentemente abbiamo visto al cinema come protagonista di un film che ha avuto molto molto successo, ovvero Joker. Andiamo quindi ad elencare che cosa ci servirà per fare questo trucco. Un colore fatto apposta per questi tipi di trucchi carnevale Halloween di colore bianco, uno di colore blu e uno di colore rosso. Sono tutti quanti colori che funzionano con l'acqua, quindi avrete bisogno anche di un bicchiere d'acqua. Per applicare il colore invece abbiamo bisogno di una spugnetta e di alcuni pennelli di dimensioni diverse. Direi di non perdere ulteriore tempo e iniziamo. Il primo passaggio è sicuramente la copertura del viso, vado quindi a prelevare un bel po' di prodotto con la spugnetta e me lo spalmo letteralmente su tutta la faccia, coprendo le varie zone quali naso, bocca, mento e guance. Vado poi a lavorare sulla parte superiore, infatti qua ho messo questo bellissimo ciappino, e faccio un lavoro di copertura non proprio omogeneo perché comunque il Joker non ha bisogno di un make-up super professionale. Vado poi a coprire la zona sotto l'occhio e qua ovviamente tutto il prodotto mi è entrato dentro e infine ridefinisco bene i contorni. Ultimo lavoro da fare qui è la copertura delle sopracciglia. E voilà, siete la perfetta fotocopia di Michael Myers in Halloween. Vado successivamente a utilizzare il colore blu. Lo diluisco con un po' di acqua e ci servirà per fare i 2 triangolini sotto l'occhio. Non preoccupatevi se i 2 triangolini non vi vengono uguali, a me sono venuti totalmente diversi. Vado poi a creare altri 2 triangolini sulla parte superiore, includendo anche parte del sopracciglio. Successivamente decido di ridefinire i contorni in una maniera un po' particolare. Vado infatti a picchiettare col colore, creando questo effetto un po' bagnato e messy. Come ultimo passaggio decido di ridefinire i triangolini disegnando la punta. Successivamente vado a utilizzare il colore rosso che ci servirà per completare il look. Vado a picchiettare sulla zona del naso, creando dapprima un piccolo cerchio e poi spostandomi verso le narici per creare il nasino del Joker. Poi vado a creare le 2 sopracciglia. Anche qui non devono essere troppo precise, vado a fare la zona centrale e poi mi sposto ai lati allungandole. La parte della bocca è forse la più semplice perché vi basta disegnare una sorta di mezzaluna all'insù. E ovviamente anche qui la precisione non serve a nulla. E successivamente vado a riempire la mezzaluna colorandola tutta di rosso. Anche qui decido di fare apposta a uscire fuori dai bordi per rendere il tutto quanto un po' più creepy. E voilà, il trucco è completato.
Per quanto riguarda i capelli, ho deciso di utilizzare questo prodotto della Colorista, che è un make-up per capelli di colore verde, una sorta di gel che si asciuga entro pochi minuti. È wash out, quindi potete lavarlo dopo esservi fatti una doccia. Ed eccoci col look completo. Kia era terrorizzata. Bene ragazzi, questo era il trucco. Diamogli un'ultima occhiata. Ovviamente l'outfit non è proprio quello giusto del film, però trovate una camicia verde con una cravatta gialla o magari rossa, abbinate questi tre colori insieme e avete l'outfit perfetto. Il mio diciamo che è un po' più uno della gang di Joker. Spero che questo video vi sia piaciuto, io mi sono impegnato al massimo per fare questo trucco, so che non è venuto proprio da makeup artist super professional, però diciamo che io sono piuttosto soddisfatto del risultato. Detto questo, se il video vi è piaciuto mi raccomando lasciate un bel mi piace e iscrivetevi al canale. Spero che possiate passare un buon Halloween in compagnia dei vostri amici, parenti o chi vogliate. Noi ci rivediamo al prossimo video. E ciao.